se llama, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Il mio primo calcio a un pallone l'ho dato quando avevo 3-4 anni, abitavo ancora a Palermo e mio padre mi ha portato ancora a una vecchia scuola calcio, si chiama Biagini Sutera, e io là già cominciavo a dare calci al pallone col mio mancino, a dare calci, sempre a calciare contro il muro, contro la porta. E mi ricordo tutte le volte che mi andavo a allenare e scommettevo sempre con mio padre che se facevo più di 3-4 gol mi regalava i pacchetti di figurine, e quindi ogni volta io ci mettevo sempre tutta per segnare, ecco. Hai iniziato a giocare a calcio perché qualcuno ti ha detto di iniziare a giocare a calcio o è nata così? No, è andata così anche perché già si sapeva che io dovevo cominciare a giocare a calcio, perché la mia prima parola che ho detto non è stata né mamma né papà, ma guardavo la luna piena e dicevo gol. Quindi già era una cosa prefissata. Poi ho sempre, basta che vedevo una palla, già la calciavo senza problemi. Poi mio padre mi ha portato a scuola calcio e da lì ho cominciato a giocare senza mai fermarmi. Tra l'altro ho iniziato anche a giocare in una scuola, se non erro, correggimi tu, di un certo Totò Schillaci. Esatto, alla scuola Ribolla, scuola calcio di Totò Schillaci, e lì ho fatto fino al 2006. E diciamo che mi sono divertito, avevo anche una squadra molto forte in cui anche molti miei compagni comunque giocano come me, squadre professionistiche, quindi eravamo una bella squadra ed era comunque, mi sono divertito molto e ce l'ho nei ricordi. C'erano indelebili, quindi è una cosa speciale, momenti speciali. Il passaggio dal sud al nord. Sì, poi con la famiglia ci sono trasferiti a Padova e da lì ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare agli allievi. E qui sono cresciuto molto sia dal punto di vista umano che calcistico, perché sono passato da calcio bambino a calcio adulto, quindi è stata un'esperienza importante. Poi dall'anno scorso sono arrivato qui e diciamo che la mia vita è cambiata, e anche stare lontano dalla famiglia comunque è stata un'esperienza che all'inizio è stata difficile, però col passare del tempo, con anche l'abitudine, la sto risolvendo senza problemi, anzi mi trovo perfettamente, quindi non ho nessun problema. Beh, diciamo che tra Palermo e Novara ci sono un po' di differenze. Palermo e Novara, sì, infatti anche comunque a Padova il tempo è completamente diverso, anche qua più freddo, la nebbia, mentre a Palermo c'è sempre sole, c'è sempre l'odore della brezza marina, quindi tutta un'altra cosa, anche come cibo, perché a Palermo c'è il cibo di strada che è spettacolare, però diciamo devo mangiare anche sano per lo sport che faccio, quindi è giusto che sia qui che mangio le cose naturali, cose giuste per me. Se tu fossi a Palermo in questo momento cosa mangeresti? L'arancino. Prosciutto l'arancino. O alla carne? No, al prosciutto e al burro. E poi la sera un bel cannolo, giusto per... Alla faccia della dieta. Vabbè, ci sta, magari in estate quando sono a riposo posso permettere. Invece il tuo piatto preferito qui? Piatto preferito qui sono le tagliatelle con i gamberetti. Me la fa mia madre quando vengo, quindi quando vado a trovarla diciamo a casa mi fa questa pasta sempre, perché mi piace. Riesci a tornare spesso in Sicilia? In Sicilia ci vado maggiormente in estate, però ci sono stato anche a Natale, quindi se capita, se sono fermo con gli allenamenti comunque non perdo occasione, appena ho qualche giorno in più scendo a Palermo. Ritornando sul calcio, ti definiscono il Giovinco di Novara. Come mai? Raccontaci questo soprannome. Ma no, onestamente non so chi me l'ha dato, però diciamo avranno fatto riferimento un po' alle caratteristiche mie calcistiche, perché comunque sono un giocatore diciamo di statura alta, che comunque è bravo nella rapidità, essere veloce nello stretto e comunque cercare di divincolarmi, di essere rapido, quindi forse anche per questo. Il tuo calciatore preferito? Il mio calciatore preferito è sempre stato Del Piero, sia dal punto di vista calcistico che umano. È sempre stato lui perché comunque anche come ruolo, come caratteristiche, un po'
mi ci rivedo. E poi sotto il punto di vista umano, perché una persona è stata sempre seria, sempre sicura di se stesso, quindi ho preso sempre esempio da lui. Sappiamo che nel tuo cuore c'è il colore del Novara, ma ci sono anche altri colori? Il colore è sempre stato quello del Palermo, è sempre stata la mia squadra del cuore. E infatti non perdo mai occasione di guardarmi le partite, non me ne perdo quasi mai una, a parte quando gioco, che non posso. Perché sempre da piccolo, anche con i parenti, con mio padre, è sempre stata la squadra che ho guardato di più, maggiormente la televisione. Quindi tuttora tifo, anche se non sta andando benissimo, però sono proprio un tifoso, quindi anche nei momenti difficili la seguo sempre. Sogni un giorno di calcare a Renzo Barbera? E come no, è sempre stato il mio sogno quello di giocare per la mia città, per i miei colori, comunque anche vedere i miei parenti, comunque chi mi segue da casa, che è affezionato a me, vederle sugli spalti che mi incita, è sempre stato qualcosa di spettacolare, comunque un'emozione unica. Ecco. Raccontiamo la giornata di Daniele Torregrossa, si sveglia e cosa fa? Allora, vado intanto a dormire presto, perché sennò la mattina non mi sveglio. E niente, mi sveglio, mi vesto, faccio colazione e vado a scuola. E faccio quasi sempre scuola fino alle 2, tranne due giorni che finisco alle 3. Poi dritto vado a Novarello col pulmini, e mangio veloce, poi vado subito ad allenarmi fino a 5:30. Poi quando finisco l'allenamento, poi in base ai giorni, se devo studiare mi metto a studiare, se no vado in palestra per fare forza nelle gambe, nelle braccia. E poi, essendo una giornata così pesante, poi arrivi la sera che dopo mangiato sei stremato, quindi ti corichi a letto, stai o col cellulare, comunque guardi un film e ti rilassi. L'unico momento della giornata che puoi rilassarti è questo, quindi. Com'è quindi la vita in convitto? La vita in convitto, diciamo che può essere noiosa, perché i sabati o le domeniche comunque dopo la partita sono in camera, comunque non c'è il mio compagno, comunque non ci sono i miei compagni che sono a giocare. Può essere un po' noiosa, però diciamo tutti gli altri giorni della settimana comunque siamo là, siamo tutti insieme, quindi per annoiarti non ti annoi. Poi ci svaghiamo anche con la PlayStation, comunque stare insieme, giocare o con le carte, quindi diciamo che passiamo bene la settimana. La squadra alla PlayStation di Daniele qual è? Da chi è formata? Beh, allora io la scelgo in base a quello che scelgono i miei avversari. Ovviamente se scelgono squadre medio-basse, io scelgo sempre il Palermo, che anche voglio fare bella figura. Però ho sempre usato il Barcellona, perché il Barcellona, il gioco che è spettacolare, poi mi trovo bene. Ha giocatori fortissimi, quindi mi agevo. Segui anche i campionati esteri? Seguo i campionati esteri, soprattutto la Premier League, perché è il campionato più bello e anche più competitivo, diciamo. Poi anche quest'anno che c'è la realtà dell'Leicester, quindi lo seguo maggiormente, tipo questa squadra di Ranieri che sta facendo bene. Sei giovane, ma anche la Premier League è un sogno nel cassetto? Eh sì, certo che è un sogno nel cassetto, perché è ovvio che basta arrivare a queste categorie è già una soddisfazione e un'emozione unica, però essendo un campionato, uno dei campionati più belli del mondo, con queste squadre, è ovvio che fa piacere a tutti giocare in questo campionato, quindi è un sogno in più che ho nel cassetto. Proviamo a fare una gara di palleggi? Vai, sono pronto. Vai. Ti porto via con me, ti porto via con me. Ti porto via con me. Ribalteremo il mondo. Io ho perso il conto, tu? Io pure. Allora ti tocca rifare. Rifaccio, dai. Vai, da capo. 1, 2, 3, 4. Ale, ho smesso di contare perché sono davvero troppi. Quante ore dedichi alla tecnica, Daniele? Alla tecnica, diciamo, tutti gli allenamenti, perché anche con la primavera ho, diciamo, un mister che comunque ogni inizio allenamento ci fa fare la tecnica, perché comunque è uno dei, diciamo,
è un obiettivo quello di avere una tecnica elevata, perché per giocare a questi livelli, comunque livelli più alti, devi avere la tecnica e non solo, e quindi è giusto che noi ci impegniamo a sfruttare questi allenamenti, comunque questi esercizi, per aumentarla. Ovvio che non c'è solo la tecnica, perché devi essere abbastanza completo da tutti i punti di vista, sia caratteriale che comunque fisico e aerobico, quindi bisogna migliorare tutti gli aspetti. Poi è ovvio che, diciamo, uno dei miei punti di forza è proprio la tecnica, quindi è ovvio che la devo migliorare sempre, però comunque mi devo anche concentrare su i punti, quelli che ho un po' più deboli, per cercare di migliorare e ambire a categorie più alte, ecco. A proposito di categorie più alte, sei nella lista di Mister Baroni, nella prima squadra? Sì, sono stato aggregato alla rossa di Mister Baroni. È ovvio che è una soddisfazione, comunque un'emozione unica. Calpestare questo campo con avere i giocatori che comunque ho fatto amicizia, che mi aiutano, mi rende solo fiero di me stesso e mi dà quella consapevolezza che devo continuare a fare così e di migliorare. E poi è ovvio che giocando qua e fare allenamenti con loro posso solo che migliorare, quindi la sfrutto ogni giorno che passa. Senza farti dei nemici con questa risposta, il tuo preferito della prima squadra? Preferito della prima squadra, diciamo, è uno che mi piace come gioca, anche mi piace perché è un gran giocatore, che è Nicolas Viola. E poi anche negli allenamenti comunque mi riprende, mi incita, quando mi deve dire bravo me lo dice, quando mi deve... Chi è più forte sulle punizioni, tu o Nicolas Viola? Lui sicuro, per ora lui, poi più avanti si vedrà. E quindi, no, ma ogni tanto le battiamo insieme. Cerco di battere insieme a lui, perché con le qualità che ha e con le punizioni che batte mi possono aiutare, ecco. Ritornando un attimo sulla tua vita privata, avrai una fidanzata alla tua età? C'ho una fidanzata, che anzi la saluto, ciao Chiara. No, è a Palermo, quindi c'è il fatto della distanza, però comunque se c'è l'amore, per ora non stiamo avendo problemi, ecco. Sei un ragazzo da discoteca? No, anzi è ovvio che nei momenti in cui non ho calcio, comunque in estate soprattutto con gli amici ci vado, anche perché mi piace, però diciamo che non ne vado pazzo, anzi quando sono qua cerco di concentrarmi, sono serio, quindi cerco di concentrarmi sul lavoro, sullo sport che faccio, e quindi non mi viene mai quella voglia tipo di uscire e andarmi a svagare. Un paio di domande flash, la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è... canzone preferita, ti posso dire, è il cantante preferito, Jovanotti. Perché la sua musica, oltre a essere bella come le parole che dice, è bella perché è ritmata e comunque ti dà quell'adrenalina, infatti le sento anche prima delle partite. E poi ci sono delle canzoni romantiche, ci pare un po' di capire che sei un po' romanticone. Sì, un po' romanticone ci sono, dai, però diciamo mi piacciono pure le canzoni, diciamo, latinoamericane, quelle d'estate, che le ascolto volentieri, ecco. Il tuo colore preferito? Arancione, sempre stato arancione, non capisco perché, però è sempre stato arancione. Il tuo cibo preferito? Cibo preferito è panino con la milza. Da buon palermitano? Da buon palermitano, sì. Buon pomeriggio prima con la mia, infatti ogni volta che scendo, la prima cosa che dico appena scendo dall'aeroporto oppure dal porto di Palermo, andiamo a comprarci un pane con la mia, perché non ne posso fare a me. Una volta che sono lì è d'obbligo andare a mangiarsi un bel panino. Immagino che a questa domanda la risposta sia logica, mare o montagna? Mare, tutta la vita. Mondello, tutta la vita, Cefalù. Io ho la cabina Isola delle Femmine, però c'è giro a tutte le parti perché... scendo e il mare è qualcosa di speciale. La tua vacanza più bella che hai fatto finora? Vacanza più bella? Vacanza più bella, secondo me, è vacanza più bella ogni volta che scendo giù a Palermo. Poi ovvio sono stato anche in Croazia con la famiglia, comunque in altre zone di mare, però scendere giù a Palermo è qualcosa di emozionante, perché vedere i parenti dopo tanto tempo, vedere gli amici è qualcosa di...
di unico, e quindi per me è vacanza più bella ogni volta che scendo a Palermo, anche perché le aspetto quei momenti, quindi è giusto così. Infine, una domanda su quella che è questa stagione con la primavera del Novara, una stagione particolare. Eh sì, una stagione particolare perché comunque non stiamo facendo benissimo, abbiamo avuto anche un periodo negativo, però l'ultimo periodo ci stiamo riprendendo. Abbiamo fatto 3 risultati utili consecutivi, ecco, dobbiamo continuare così, anche perché è solo tempo prezioso quello che abbiamo, anche al di là della classifica del campionato. Dobbiamo sfruttare ogni partita, soprattutto per noi stessi, perché dobbiamo crescere, quindi dobbiamo sempre impegnarci al massimo, anche se la classifica non è quella che ci aspettavamo. Ecco. La tua partita più bella in chiusura, dicevamo? La mia partita più bella è stata il derby con la Pro Vercelli, oltre alla partita in casa che abbiamo fatto qua col Genoa, perché sono state 2 partite in cui mi sono proprio esaltato e quindi ho fatto bene, ho fatto anche assist e quindi anche i miei compagni mi hanno detto bravo il mister, quindi secondo me sono state le 2 partite in cui ho fatto meglio. Sogni la maglia della nazionale? Come no, sogno la maglia della nazionale, sogno di essere importante per la nazionale. Ecco, se ci dovessi arrivare un giorno, ecco, vorrei sfruttarla al massimo e darmi quello, visto di dare quell'opportunità e cercare di non deluderlo, ecco. E allora in bocca al lupo, Daniele. Grazie a tutti. Sembra tutto perduto, poi ci rialziamo. Noi.